Vedete ragazzi, il 4-3-3 di Marco Baroni era un 4-3-3 molto diverso dal 4-3-3 di Mister D'Aversa. Era diverso perché era più difensivo. Poi, vi ripeto, io adoro Mister D'Aversa, ma non sputo nel piatto dove ho mangiato e dico senza problemi, senza vergogna, che adoro Mister Baroni. Mi ha dato fastidio il fatto che se ne sia andato per cercare di prendere un po' più di soldi, anche se alla fine non ci è riuscito. Però se a me dicessero un domani vuoi di nuovo Baroni, io me lo riprenderei al volo. Ora, dicevamo, i due moduli, no? Come numeri sono uguali, 4-3-3. Però con Baroni si attaccava con tre, massimo quattro giocatori. Con D'Aversa si attacca con un sacco di giocatori. A volte vedi proprio che partono 6-7 giocatori, rimangono Baschilotto e Pongracic dietro. È uno dei centrocampisti. Addirittura i nostri terzini, Gallo e Baschilotto, che li vedi tutti e due in attacco, di solito uno dei due rimane dietro, no? Però vabbè, con questo che voglio dire? Voglio dire che Strefezza a Lecce aveva molta più, diciamo, libertà, nel senso che non era uno che doveva seguire l'uomo, diciamo, era cioè, il compito di seguire l'uomo. Baroni lo dava ad altri, quindi D'Aversa perdeva il pallone oppure il Lecce perdeva il pallone, si ricominciava l'azione. Strefezza non era tenuto, cioè non, era proprio Baroni che gli dava più libertà di stare in attacco, mentre con D'Aversa no, con D'Aversa si attacca in tanti, ma quando si perde il pallone devono tornare tutti. Questo Strefezza purtroppo non è riuscito a farlo e diciamo è scomparso dall'undici titolare di Mister D'Aversa. Ragazzi, sono due modi differenti di interpretare questo modulo e D'Aversa, Strefezza non lo vede proprio. Va bene, detto questo, il Como quindi fa sul serio su D'Aversa, su Strefezza, però io non dico. 2 giorni fa esce la notizia, 3 giorni fa, che il Valencia, il Getafe e il Vasco da Gama vogliono, e il Torino vogliono Strefezza. Base di partenza 8 milioni. C'è chi ne offriva 7, però c'era non ricordo chi, comunque che ne offriva 8. Ora siamo arrivati al Como, no? Squadra di Serie B, con un presidente facoltoso, base di partenza 6 milioni. 6 milioni? Perché 6 milioni? Scusate, avevamo 3 squadre che ne offrivano 7-8, adesso noi abbiamo un'offerta del Como di 6 milioni più 2 di bonus. Perché dobbiamo vendere Strefezza a 6 milioni più 2 di bonus? Quindi i bonus sono tutti poi da guadagnare nel tempo. Quando abbiamo delle squadre che ne avevano offerti, avevo offerto di più. Non lo so, perché io poi con 6 milioni in Lecce, chi può prendere? Può prendere qualcuno che ci faccia fare, ci possa far fare il salto di qualità? Non penso, io non penso proprio. E non capisco questa cosa qua, perché ora Strefezza ha dato l'ok al Lecce e al Como di trattare. E ha dato l'ok al suo procuratore di trattare lo stipendio. Ma perché questa offerta al ribasso che per il Lecce va bene? Non me lo so spiegare. Se qualcuno di voi me lo sa spiegare, che me lo spieghi nei commenti. Grazie. Ciao.